Allora, buonasera, rieccomi. Ecco le prove da pazzi. Come vedi, aspetta un attimino come ti faccio vedere. Sembra che riesco qua a inquadrare. Questo è il PVM a 12 kHz che le sto mandando sui transistor, diciamo sullo schema di ieri sera. Poi questo qua è il segnale che stiamo vedendo adesso con 500 watt di potenza. Adesso ti faccio vedere una cosa: se io ruoto il trimmer, quello della frequenza, praticamente quella della schedina, quella sull'SG3524, lo metto al contrario, così per esempio, così lo stacco del tutto, hai visto? Così è tutto staccato. Praticamente è come il mulo. E questo è il rumore che va il trasformatore. Se io adesso ruoto, guarda, al contrario. Hai visto? Se do ancora di più, si sballa. Come vedi? Hai visto questo tutto? Allora, se noi andiamo così, più o meno così, come adesso, così, e io spengo la stufa, così spengo la stufa. Così sto andando solo con 100 watt la lampada. Se accendo, hai visto? Si tossa. Ecco qua. Allora, così potrebbe anche andare. Allora, spengo e accendo. Tanto per fare le prove. Ora, l'unica cosa è semplicemente da fare, secondo me, l'unica cosa da fare semplicemente è levare quel cuscinetto, quello centrale. Hai visto, diciamo, ci sta quella gobba sul centrale? Levando quello siamo a posto. Ora, c'è da studiare, però spento, un pochettino distorta. È acceso. Ora accendo il ventilatore, vediamo un attimino quello che succede con l'UPS. Adesso è acceso. UPS è acceso. Attenzione, hai visto? Lo faccio vedere più vicino. C'è quella gobba. Dobbiamo lavare solo quella gobba. Questa è la scheda. La scheda. Questo è i due transistor che ho messo. E questo qua è il trasformatore. Vediamo se riusciamo a vederlo. Questo è il trasformatore che sto usando io. Questo è il trasformatore di alimentazione. E questa qua è la corrente che sto assorbendo adesso. Adesso siamo intorno a 23 ampere, 24, però quello è l'UPS che fa ballare. Tensione 200. A questo punto, se io spengo la stufa, la tensione sale 230 circa. Occhi flash.
Penso che siamo sulla buona strada. Questo qua sono tutti i MOSFET che sto usando. Le varie sonde. E niente. E questo è il segnale. Spento. Cioè acceso, pardon. E spento. Ok, ci aggiorniamo, vediamo un attimino. La premessa è che ho fatto una piccola modifica, che poi adesso ti racconto come ho fatto. Ciao, ci sentiamo.